Benvenuti nel podcast Strategie LinkedIn per Freelance, il podcast di Valentina Vandilli, esperta di strategie social e LinkedIn Trainer. Come far diventare virale un post LinkedIn? In questa puntata del podcast voglio raccontarvi come sono riuscita ad ottenere i risultati che potrete vedere anche nel mio blog vandilli.com. Ogni giorno ricevo messaggi privati su LinkedIn di persone che mi chiedono come sono riuscita in così poco tempo ad avere una media di 20.000 visualizzazioni a post, 10.000 connessioni profilate, e per profilate intendo di potenziali clienti scelti secondo un target preciso, quello che interessa al mio business, con picchi di visibilità per post anche di 180.000 visualizzazioni. Il processo che mi ha portato a questo risultato è frutto di molta pazienza sicuramente e di una strategia mirata sui miei obiettivi di business. E principalmente ho fatto tre cose che voglio condividere con te. La prima, ho aggiunto persone in target, ovvero clienti, fornitori o persone simili a me per interessi. 2. Ho creato più post testuali brevi invece di foto, video e altri contenuti. Questo perché i post testuali brevi sono molto valorizzati dall'algoritmo di LinkedIn. 3. Ho creato ingaggio attraverso domande interessanti per la mia audience, ovvero per il mio pubblico. Vediamo come si leggono i risultati di LinkedIn, dei post che vengono pubblicati su LinkedIn. Allora, per leggere dobbiamo andare a considerare tre dati, ovvero tre elementi. Sul tuo post tu potrai cliccare su consigliato, mettere un commento, oppure andare a vedere quante visualizzazioni hai. In questo caso questi tre elementi, quindi consigliato, commenti e visualizzazioni, ti daranno una panoramica di come sta andando il post. Consigliato è l'icona quella con il like, commenti ovviamente sono i commenti sotto al post, le visualizzazioni è un bottone che trovi sempre sotto al post a sinistra che ti mostrerà vari dati. Andiamo a vedere quali. Cliccando lì sopra potrai vedere alcuni dettagli specifici degli job title, ovvero di quale lavoro fanno le persone che hanno visto, che hanno interagito con, in quel caso con le visualizzazioni che hanno interagito con quel post. La cosa molto interessante è la geolocalizzazione, ti fa vedere esattamente più o meno, diciamo, le città che ti stanno vedendo, ovvero le persone che abitano in quelle città. Possiamo sicuramente orientare la nostra comunicazione andando anche a richiamare elementi geolocalizzanti, ovvero parlando della città, parlando comunque di problemi legati anche a quella città, sempre in relazione al nostro business, in modo da attrarre persone. E con questo dato qui geolocalizzato possiamo vedere se ci siamo riusciti, se siamo riusciti ad attirare le persone giuste provenienti da quella particolare città. Possiamo vedere anche le condivisioni, quante condivisioni ci sono state e alcuni dettagli, tra cui quello che considero il più importante, il primario anzi, il fattore se le persone che ci hanno visto sono del nostro elenco di persone che abbiamo aggiunto oppure sono esterne, quindi persone dal secondo grado in poi. Su LinkedIn abbiamo i nostri contatti che sono il primo grado, quindi quelli che possono interagire con noi, possono mandarci dei messaggi privati per esempio, e poi quelli di secondo o terzo grado più gradi ovviamente. Quindi attirare nuove persone è l'obiettivo primario. Sicuramente è importante anche parlare alle persone che sono già presenti, ma sappiamo bene che se delle persone hanno cliccato su consigliato, quindi sul like del nostro post, già hanno ricevuto nella loro bacheca appunto il post. Quindi ci interessa più che altro andare a vedere quanto è diventato virale, quanto si è espanso. Quindi questo dato è veramente fondamentale. Se un vostro post non arriva alla rete di secondo grado, forse c'è un problema. Poi la cosa importante è replicare il successo, quindi vuol dire che leggere gli analytics, no? Le statistiche del post vi fa capire se quel post è di successo o meno. Ovviamente dovete vedere anche se ricevete dei messaggi privati e quindi fare un po' un mix, una panoramica se quel post è andato bene. A questo punto facciamo magari mensilmente un piccolo report di quali post sono andati meglio e cerchiamo di identificare gli elementi di successo per poi replicarli nel mese successivo e cominciare ad alzare sempre di più la media di visualizzazioni, contatti e conversioni ovviamente, quindi persone che ci chiedono un preventivo. Questa puntata si è conclusa e vi rimando al mio sito vandilli.com per approfondire gli articoli che vi sto leggendo in questi podcast e per commentare o condividere questi argomenti. Un saluto da Valentina.